E salve gente, qua c'è che parla e oggi sono qui con una nuova puntata di Conker's Bad Fur Day. Nella scorsa puntata, che dire, abbiamo aperto la strada a nuova area. Sì, ok, io sto cercando di spiegarmi una cosa, ma che dire, abbiamo anche dovuto affrontare un escarmento canterino per poter andare avanti, ma siamo stati rimasti bloccati da un cancello che ci richiede 200 volcarotti in più di quelle che abbiamo. Immagino siano dollari in questo gioco. Sì, solitamente dollari, ma va bene. Vogliono 1000 dollari mentre noi ne abbiamo 800. E sappiamo che comunque una baccarotta corrisponde a 100. Quindi siamo alla ricerca di altre. E ce ne sono molti altri effettivamente. Però non lo so, finora è sempre stato molto lineare il gioco. Quindi non ci stavo pensando. Oh shit. Mi sa che... Però appunto, da quel che ho notato in questo gioco, sì, aia, non ti vogliono far andare avanti molto facilmente. Quindi devo capire quali aree sono davvero accessibili e quali no. Fortuna che ha fatto scorta di vite. Oh, forse è questo che devo fare. C'è un cartello che dice niente palle di merda dentro lì. Quindi forse è quello che voglio che faccia. Tra l'altro c'è anche quello da cui non sono andato, stranamente, quello strano tunnel qui. So che ci sono aree extra, quindi devo vedere. So che ci sono tipo, credo almeno 4 banconote. Get the impression somebody doesn't want me to be here. They certainly don't want me to go that way. Think I'll go that way. Ok, questa sembra l'area finale del gioco. No. Qua è dove c'è il castello dove ci sono tutte le cutscene. Quindi meglio di no. E la palla è andata via. Questa è la soluzione o è solo un modo per dire le palle non possono andare oltre qua? Oh, mi sa che è la soluzione. Neanche sapevo c'era un interruttore lì. Ok, quello lì è la solita cazzina, va bene. Ora domanda, vuoi andarci anch'io lì dentro o c'è altro? No, probabilmente solo per sbarazzarmi di loro. Magari ritorno ci proverò, ma ora no. You could do with a little extra, my boy. And we thought you might actually be interested in earning some cash. Now, you're offering me cash. Okay. Well, what's the catch? Well, there's this awful, awful brute swimming around.
is terrible and has stolen our valuable belongings. We need somebody disposable to go in and, well, get rid of him. Meow. Me, you mean. Well, you can't expect one of us to go, can he, ladies? We're blue-blooded, don't you know? Well, asses to you, then. I gotta watch out for myself. Oh, dear. What language? Don't worry, dear. He's as common as muck. Common as dirt like that. This is dreadful, isn't it? Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. We'll give you 10%. And that's our final offer. Now. 10%? Yes. But one thing to remember. Shh. Come closer. He's easily wound up. Yes. Oh, and by the way, the safe has a combination. Yes, you know what that means? Well, when it's not dangerous down there for us, come back and we'll open it for you. Well, good luck. Go on, chop chop, off with you. Hang on a sec. What was that about disposable? Hey! Ok, va bene. Questi pesci gatto letteralmente ci daranno il 10% di quello che c'è dentro quella cassaforte se ci sbarazziamo di quel pesce cane. Quindi vediamo, c'era una cazzo in cui non potevo prendere vita. Mi sa che sono a corto. Sì, sono molto corto. E tu, se non sbaglio, sei le banconote che posso davvero prendere. No, sei raggiungibile adesso, immagino, no? Sì, infatti, no, non siete voi. Però sì, quelle tre, se non sbaglio, sono letteralmente tutte e tre prendibili. E a noi ce ne sono solamente due, quindi fatta sta missione. Tecnicamente ci serve un'altra banconota da qualche parte che si può prendere prima del cancello, da qualche parte. Però, boh, non so esattamente dove sia quell'area. Grazie, formato un po' di vita anche per... nella lobby centrale lo potete fare, basta uscire e entrare nell'area tutorial e la vita che c'è dai cartelli è sempre lì. Ora, non ricordo assolutamente niente di come si sconfigge sto qua. E chissà anche dove cavolo è. Però sono sbagliato le gatte al momento, quindi... Ehi? Lentamente sembra avvicinarsi, ma non so se può fare davvero qualcosa. Ok, posso entrare dentro una loading zone e... mi sa che è quello che richiede. Sembrava quasi una cutscene dalla telecamera. Fammi respirare, vai, vai. Oh, ok. Sì, forse se non sbaglio richiede questo. Come già detto, questo gioco risolvere i problemi consiste nel fare un sacco di cose super randomiche. Peggio di Airman. Immagino devo prima parlare con voi. Why is it everybody so offensive around here? Either bring me back me missing cogs. Oh, f***. You don't have to shout. I'm deaf. Speak up. Oh, f***. Hang on a second. Well, hello there. Aren't you the handsome one? Tell me, would you be prepared to do me a small favor? A little help, of course. Hi. And, yes, I would. Maybe. You see, my other self has lost a few of his, shall we say, friends. And if you don't get them back, my life will be a misery. It already is. And? Just get them back. There's a good fellow. Ta-ta, ta-ta. You twat! Don't ever do that again! Now f*** off! Ok. Va bene. Bellissimo. Doppia personalità per le sue due facce. Ma comunque sì, dobbiamo prendere altri di quegli ingranaggi. È una missione una dopo l'altra che credo porterà solamente quelle tre banconote. Ok.
loro due sono amici dei due pipistrelli che abbiamo bruciato e continuano a farlo scherzare il fatto che non sono capaci di vederlo. E probabilmente ci farà. Probabilmente funzionerà allo stesso modo, ma non so dove cavolo sono. Camera. Oh sì, qua sopra è quell'altra banconota di cui pensavo. Ok, quindi sì, è tutto collegato. Alla fine è abbastanza lineare, però non chiarissimo. Vabbè, immagino sia solo evita pipistrelli. Tra l'altro sono in questa... Cioè non lo sto facendo io, è Conker che sta andando un po'. Ok, ma il problema è che questa telecamera non riesco a vederli. Help. Sembra una telecamera così fucking forzata. Ok. E questi sono i salti che odio di più, quelli in cui vuoi pretendere che sali su una cordicella. Wow. Bella sta musica però. Ok, la camminata di prima adesso qua servirebbe molto. Non posso muovere più di tanto la telecamera. Help. Ok. Però è quando fa così che posso premere B tipo per tirare sparare fuoco. Perché adesso non posso più? Ehi, ehi, calma, man. Oh, salta. Non potevo più usare il fuoco lì per qualche motivo. Stessa cazzo di richiesta, eh. Uff. Ok. Immagino che una strada sia per andare avanti, l'altra per prendere quella banconota in più che pensavo. Oppure è solo unica e quella corda mi sembrava più vicina di quanto pensassi. Vabbè. E vedi, sembra molto vicina da qui, ma vabbè. Sembra musica in stile Luigi's Mansion. Sai, questa telecamera non mi aiuta ad andare dritto. Comprendi il gioco? Vabbè, finché non mi spingi giù sarebbe brutale. Non fallire qui, ti prego. Uff. Ah, ciao. Se sento quel... Banconote, ma che cazzo fai? Oh, dannazione, le salite. Quella camminata non l'ho fatta io. Vedi, quella corda però è lì allora. Che piece of shit. Wait, ma... Scusa, ma dove è finito il terreno? Che succede? Ma... Scusate le allucinazioni, ma mi sembra tutto cambiato.
È una leva quella. Prendo prima le banconote, questo non lo so. La leva potrebbe risolvere i problemi dei cinguri lì. Ok. Ora le banconote sono tipo dalla parte opposta di quest'area. Sembra uno sprite 2D quest'area. Mi sa che quello già non lo posso più fare. Devo fare il giro dall'altra parte. No! No, no! Vaffanculo. Avere ombre dinamiche direi che qua non aiuta per niente. Sarebbe stato meglio le vecchie ombra cerchio, che dire. Va un po' in diagonale. Man, che cagata lì addosso. E questa è sopra la banconota in più. Non lo salto qua perché voglio essere a terra nel suo stesso livello. Tecnicamente questa torre serve anche per far vedere un po' i livelli futuri. Ok, prendi sti cavolo di monete. I soldi, quello che è. Prendi. Hey, I'm here. Hurry up. Pick me up, shithead. Cool. Laugh it all the way to the bank. Ok. Non è neanche la cosa principale quest'area. Wow, muori subito. Oh? Dall'ultima banconota? Oh, great. Ok, avrei voluto sto cavolo di spawn point da secoli. Ok, qua c'era altro. C'era qualcosa verso di qui. Blablabla. Ok, sono aperte quelle. Che non lo so quanto siano collegate le missioni dello squalo e questi cavoli cingoli. Magari i cingoli sono per accedere a un mondo futuro che non si può fare adesso. Poi say whatever, man. Aspetta, sta andando da solo o l'ho fatto andare io? Sì, sono io che lo sto facendo andare, però non serve tipo a niente al momento, giusto? Ok, carino. Se non sbaglio, queste cose sono velocissime in acqua. Cosa vuoi che faccia? Ok. Oh, ciao. Ehi.
Non so se devo colpire o fare cosa. Oh, ok. Oh, ti devo riportare così, eh. Spero che venire colpiti non ti toglie le cose che hai in mano. Non lo scopriremo adesso. Camera. Vorrei vedere dove cacchio è. Ok. Ok, va bene, ne abbiamo altri due da prendere. A questo punto sarà collegato. Mi viene sempre di pensare che ci siano due stili di nuoto come gli altri platformer di Rare, però no, ce n'è solo uno. Ok, lì c'era un altro. Oh, sono tutti e due qua. Ok. Tanto che ne potremmo parlare solo una volta, quindi andiamo. Ok, ultimo. Non voglio ritornare, non voglio ritornare lì. Potrebbe resettare la missione, cacchio. Però sono così senza acqua. Senza aria, quella di sicuro c'è. Se non sbaglio, nel remake di questo gioco questi nemici qua che abbiamo appena visto sono ovunque. Per qualche motivo li hanno messi dappertutto. Oi. Prendilo. Oh. Ok, forse andare avanti e indietro sarebbe stata la miglior tattica, però. Ok, abbiamo tutti e tre i cosi e ora dovremmo solo fare così, giusto? O forse la parte opposta. Oh!
twatting shite. That's tossed it right up there. I do declare, ladies, we're free at last to exact our revenge on this evil cock. Grab him! What the... Oh, no! Not Mr. Big Cock. That's me, buggered. I'm out of here. Say, I don't know what his problem is, but I find it rather delicious. Thank you, Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Oh, cool. Now, good day to you, sir. Toffee nose snob. Why, thank you, Mr. Squirrel. Come on, ladies. It's the Caribbean Furs. Ok, altri giochi sessisti li preferisco rispetto ai giochi sulla merda, questo è sicuro. Ora, non so cosa effettivamente mi abbia aiutato restringendo la corda di quel cane. Ancora non so cosa debba fare esattamente. Ma forse Nakatsi mi dirà tutto. C'era qualcosa che non potevo raggiungere perché lui era troppo corto? Proviamo ad andare da loro. Again. How are you? I see our brutish friend didn't get his victuals today. Yeah, well, time enough for that. I need the combination. Thanks. Oh, no, no, no. No, you don't seem to understand. Yes, you don't understand us. We can't go about giving away classified information like that just to anybody. Wow. We will open the safe, won't we, ladies? Lead the way. Ok. Loro mi seguono e ci sono quei due. Probabilmente, non lo so, un escort mission. Tipo come aiuto non ne ho idea. Come faccio a evitarli? Oh. Li accompagnano sempre insieme, giusto per rompere i coglioni. Beh, ci sono? Mi sa che mi stanno ancora inseguendo. Now then, ladies. There he is. Oh, look at him. Poo-poo to you, yes. You brute. Yes, I told him. He's bad-tempered, isn't he? Meow. Now, where were we? Let me see. Yeah, there you go. Open, meow. We'll wait here. Meow. Okay. Hello? Hello? Money? Money? Who the hell are you? You ain't my boss. I'm out of here. I'm swimming with the fishes. Oh, this gig gets worse and worse by the minute. Okay. Cosa abbiamo qui? Le unici banconote che erano qua dentro si sono immerse dicendo che non siamo i loro proprietari. Oh. Cosa vuoi che scriva?
Ok. La P è lì, però madonna, non posso neanche esercitarmi coi colpi. Devo sapere, non c'è un mirino, fatto apposta. Un po' più giù. Ok, grazie. Ora E. Troppo alto. N. Non vi attivate. Ok, grazie. Va bene. Belandi quanto c'è da fare. Cosa ci sono ai lati? Vedo qualcosa di particolare. Oh shit. Non so cosa vuoi che faccia, non so cosa vuoi che faccia. Cioè. Ok, qua c'è aria. Adesso però cosa vuoi che faccia? Morto. Quanto devo rifare? Ok, grazie. Oh, forse devo fare solo questo. Sto ottenendo aria infinita qua, vero? Dove era il buco? Ok. Già senza aria, perfetto. Vai. Aspetta. Ma perché mi serve avere la luce? Ho visto che si era spenta, ma perché? Cosa mi serve? E adesso... Ok, forse lì serve. Non dirmi che sono tornato indietro. Oddio, non sto capendo che cazzo vuoi che faccia, gioco. Torniamo su.
C'è un'altra stanza che ancora non abbiamo incontrato, che è una leva. Quella stanza è l'unica altra stanza, a parte quella della batteria, che ha effettivamente un'apertura sopra. E adesso trovarla... Bello. Credo che sia collegata alla stanza della batteria, però. Cambiamo sta batteria, anche se non so che cavolo serva ancora. Ma vediamo. Sono entrata nella stessa identica cosa. No, questo è l'inizio. Oi oi oi. Speriamo che sta torcia non sia super necessaria. Oh, ce n'è uno con le luci accese. Ok, non perdiamola di vista. La telecamera si gira ogni volta e potrebbe farmi perdere la cosa. Vai, dove ci sono le luci accese? Interruttore? Ok, questa è l'aria. Dove sei però? Eccoti. Speriamo non sia un timer. Anche perché la stanza sembra identica a quella iniziale. Ok, siamo alla stanza della batteria, bene. Ora, sappiamo, luci blu non è quello che dobbiamo entrare. Proviamo luci gialle? Ho tenuto conto delle luci solo adesso, lo so. Vai. Credo sia quella. Oh, porca la miseria. Non ho tempo da perdere con te, testa di cavolo. E sali. Speriamo che questo non sia l'inizio. Oh, porca la miseria! Non voglio avere a che fare con voi. Già il labirinto d'acqua è abbastanza odioso. Oh, ma vai via. Adesso scopro che questa è quella iniziale. Ah? Ok, è diverso, è diverso. Bueno. Controlla dietro. Ok. Oh mio Dio, ma... È in arrivo un altro boss? Yeah, oh, what am I gonna do with it? Just shove it up your ass! Uh-oh. Ooh, there we go.
Ok. Io qui non ho la vita adatta, ma respawn, immagino. Intendo dire il numero delle vite, poi. E credo che loro siano parte di un boss, quindi o è un incontro così a caso adesso che ho deciso di darci, o qui sta per accadere qualcosa. Io sinceramente per ora approfitto del fatto che fate gli scemi per prendermi cure. Non le spawnano, eh? Eh sì. Questa B non funziona. E sono pieno di carica. Vabbè. Ok, non si riesce a vedere che cacchio fare. Ok. Ok. Già. Non so neanche se riesco a colpire facilmente con questa. Uno l'ho ammazzato tipo, no? Non so neanche se devo fare altro poi dopo. Ah, non è molto controllabile sta cosa. Adesso sono solo ubriaco e non ho niente. Ecco perché c'è il coso delle cure lì. Però che cazzo faccio? Minchia, se arrivo in questo stato è la fine per me. Non riesco ad andare avanti. Oh. Curati. Sì, ok, vomita ancora una volta con calma. Vai. Ok, curato. Allora, vorrei capire se ho fatto qualcosa. Allora, uno l'ho visto che proprio si è bruciato, quindi non so se ho fatto qualcosa o no alla fine. Però mi sa che ora mi devo aspettare un po'. Aspettare che arrivino un po' di cure. So che respawn, come on. Eccolo. Bueno, riproviamo. Stai buono. Venitemi vicino, stupidi. Oh Dio santo. A volte può andare bene, a volte può andare molto male. Gentlemen, do calm down. We have business at hand. Hey, he sounds really pompy.
like an English person. Is he up to this job, you reckon? Hey, up to this job? Let me show you something. See that button there? Yeah. The one with the... Yeah. Press it. Oh, I see what you mean. Balls of brass, sir. Polished to the nth degree. Oh, no. A bourgeois big bullet boiler. That's all I need. Oh mio Dio, meno male che non sono più ubriaco. Sì, immaginavo ne avessi bisogno. Bueno, siamo entrati nella seconda fase della battaglia, penso che adesso probabilmente la battaglia in sé poi. Ok, ci sono questi però. Ok. Ok, capito, capito. Questa è la fase, pressoché. Immagino che debba farlo una volta per ciascuno. Però queste leve mi sa che sono troppo alte. Questa forse no. Ok. Va bene, va bene. Finora è stato intuibile che è la cosa più bella dei boss quando lo sono. Oh, I see. Damn me. Non mi vedi, stupido? Finora sono stato fortunato, apparentemente. Beh, man, dovevo farmi vedere. Ah. Ehi. Ci devi essere dall'inizio, eh? Però notami. Ok, forse devo aspettare che facesse qualcosa in particolare e l'ho azzeccato al momento giusto. Ancora uno? Bueno. Se ne sono andati via tutti prima, no? Qual è quello che è rimasto? Non che ci sia un problema, sto qua non mi sta cagando manco morto. Scherzavo, ciao. Ah, sveglia però. Non è questo? È comunque quello che vuoi aspettare apparentemente. Ma sbaglio, l'ho controllati tutti. Ah, ciao. E ho azzeccato il nuovo punto, non lo sto facendo neanche apposta. Oh. Ok, non è ancora finita, questo è bello. Ricomincia la fase di prima, davvero.
Beh, non posso più combattere come prima. Ok, cosa vuoi che faccia in questa fase? No, no, di sicuro ho preso le banconote che mi dovevano. Ok, me ne devo andare. Oh, sento uno di quei strambicosi. Why? Ci deve essere un altro modo. Vuoi una terza opzione per ammazzarli? Mi sa che... Oh, aspetta, sì. C'era uno spazio per questi cosi. Dalla parte opposta, però mi sa. Sono qua per prendere il cioccolato. Però. Da qui, da qui. Oi, oi, oi. Ok, siamo veloci quasi uguali. Bene, ha aperto la strada a sto scemo. Che cosa fa sto scemo? Niente iframe, eh? Ok. Allora, o c'è un altro interruttore da qualche parte, o l'altra palla va lì. Mi hanno visto. Queste soluzioni sono così fottutamente randomiche. Ricorda che stiamo inseguendo una banconota. Oh. Cosa, siamo all'inizio adesso? Ma vaffanculo. Va bene, il resto lo continuiamo alla prossima puntata, perché qua è finita. Qua è tutto, grazie per aver visto la puntata, se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci che quanti. Ciao ciao!